Eccoci, buongiorno a tutti e a tutte. Io sono il dottor Max che vi parla dalla Tanzania. Oggi sono a casa e è sabato e quindi oggi è la puntata dedicata all'intervento dedicato all'oro e ai metalli preziosi. Allora, questa qui è una, probabilmente ho già parlato negli interventi precedenti un po' di questo argomento, però l'ho fatto essendo a Zanzibar e quindi non avevo potuto lavorarci molto. E poi io cerco sempre di approfondire gli argomenti, cioè quando secondo me un autore serio poi presenta un argomento, bisogna poi che lo presenti in maniera professionale, no? Cosa vuol dire presentare un argomento in maniera professionale? Vuol dire che facciamo l'esempio di quello che è successo. Intanto attendiamo anche il dottor Manca, che tra poco si uniranno, va bene? Allora, facciamo un esempio, no? Allora, io ho letto il libro 6.000 anni di storia, libro che mi è stato donato dal professor Cesaretti, che saluto e che ringrazio. Oro 6.000 anni, scusate, mi è entrata una telefonata, accidenti. Così di questo libro, nella sezione oro moderna, al giorno d'oggi, io ho letto una dichiarazione a pagina 254 che dice praticamente la pila di uranio, quindi l'uranio della centrale nucleare, è la pietra filosofale mediante la quale quasi tutti gli elementi della tavola periodica possono essere attivati artificialmente. Questo l'ha detto nel 1953 un signore che si chiama Otto Hahn, un fisico e chimico, cioè una persona che conosce la fisica e conosce ancora anche la chimica, quindi i metalli. Poi premio Nobel appunto per la chimica nel 1944, mi sembra di ricordare. Questa dichiarazione mi ha incuriosito, no? Ho detto, ma che vuol dire che pietra filosofale? La conosciamo, pietra filosofale, per me, grosso modo, si sa che cosa, eccetera. Allora mi sono messo lì a cercare. Messo lì a cercare, ho chiesto ad Erika, che ringrazio e saluto Erika, di ascoltarmi l'intervento che lui ha fatto nel 1953 in tedesco. Quindi io tedesco non lo so, praticamente l'ho studiato un po', ma non lo so. E lei cortesemente mi ha ascoltato tutto l'intervento e mi ha fatto poi un sunto, che poi dopo vi leggo, di quello che il professore dice, no? Di questo ricercatore dice. E poi da lì sono andato oltre, mi sono messo a ricercare su internet, di qui, di là, di su, di giù. Alla fine sono riuscito a trovare un articolo pubblicato su Science nel 1925, pensate un po'. Infatti io nella presentazione su YouTube, scusate, su Telegram ho scritto 98 anni, no? Perché nel novembre, il 5 novembre del 25, Science pubblicava appunto un articolo, articolo scientifico, intitolato La trasmutazione del mercurio in oro. Quindi, siccome non ci sono nemmeno disclaimer, ve la faccio co corta la storia, non ci sono disclaimer, parla il presente, è come se fosse una cosa certa, e non è nemmeno l'unico articolo, perché questo parla di questo esperimento in Germania. Un altro autore ha ottenuto la stessa cosa in Giappone all'epoca, quindi negli anni 20 già si lavorava su questa cosa. Quindi che cosa ho fatto io? Sono dovuto ricorrere ad una prova certa, quindi una pubblicazione su una rivista scientifica, e solo a questa condizione qui ne posso parlare, perché se no l'avrei dovuta trattare in maniera molto così. Siccome l'articolo ne parla al presente, cioè prende questi esperimenti come certi, quindi come già verificati, si può dire che questa scoperta, per quello che mi riguarda, è la scoperta del secolo. Che poi ci sarebbe anche la macchina di Majorana, ci sarebbero tante altre belle cose. Però effettivamente è una cosa che va trattata a livello professionale, cioè così come l'argomento richiede. Quindi io ve la presento e cerco di fare del mio meglio
dargli appunto i crismi i crismi che deve avere. Però tenete presente che io non sono un fisico, non sono uno scienziato, e quindi il mio intervento si limita soltanto a leggere quello che ho trovato, e poi ognuno si fa le proprie. Come sempre, si fa le proprie considerazioni. Allora, io intanto saluto Mariella. Ciao Mariella, benvenuta. E anche Ciao Cosimo. Massimo, buongiorno a Ciao, tutti. ciao, 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 Cosimo. Poi do la parola anche a Walter. Ecco, ci siamo. Allora, a questo punto stavo spiegando quello che secondo me dovrebbe essere un approccio professionale. Purtroppo, e dico purtroppo, questo non è il metodo che oggi si segue. Oggi anche gli stessi giornalisti cavalcano la notizia, parlano, parlano, parlano di questa notizia, poi magari dopo poco si scopre che è una notizia falsa e quindi si è parlato per niente. Ecco. E quindi dovete stare un po' attenti a queste cose qui. Un autore serio, professionale, che merita l'ascolto, perché il nostro tempo, il vostro tempo, costa. Il tempo è denaro, si dice. Perché dare ascolto a un parlatore, a uno che parla, 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 senza mai fare un lavoro di ricerca serio, un lavoro di approfondimento serio? Ecco, anche questa è una cosa che vi dico, ci pensate. Ecco, a Ci questo sono, punto, prego, Walter. Benissimo. Allora, Walter, Buongiorno a ieri tutti. abbiamo fatto, ciao, ieri abbiamo fatto un intervento un pochino al volo con Ubaldo Croce, quindi gran parte di quello che vi leggerò ora oggi è stato già presentato ieri sera, e ieri sera, siccome è stato fatto con YouTube, cioè avevo anche il supporto visivo, cioè ho fatto vedere delle immagini. Supporto visivo non c'è oggi. Per chi desidera un approfondimento anche in questo senso, lo rimando al video che sarà caricato nel pomeriggio sul mio canale Massimo Michele Guerrieri, che poi sarà anche caricato sui canali di Telegram, e quindi lo potete vedere come volete. Se volete il supporto d'immagine, perché la prima parte del video è stata dedicata a questo discorso qui, però poi dopo ho parlato anche del passaporto digitale universale, tutte queste cose. Abbiamo parlato sempre, ho fatto domande e risposte, queste cose. Allora, c'è qualcuno per caso che ha delle domande a proposito, così molto generiche? O domande, domande anche. Elena, buongiorno. Benvenuta. Ecco, Elena, credo che sia la prima volta che si collega. Vediamo un pochino se parte. Lei è già sicuramente, sì, benissimo. Allora, quindi persone proprio nuove, 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 non ne vedo. E quindi va bene così. Vediamo un po', ritorno sulla pagina principale. Bene, se non avete domande, io vi comincerei a leggere appunto questa presentazione, molto semplice, molto breve, tanto per far capire di che cosa parliamo. Allora, chi era Otto Hahn? Otto Hahn è stato un chimico tedesco e pioniere nei campi della radioattività e della radiochimica. Viene indicato come il padre della chimica nucleare e il padre della fissione nucleare. Hahn e Lise Meitner scoprirono gli isotopi radioattivi del radio, torio, protoattinio e uranio, e hanno anche scoperto i fenomeni del rincuolo atomico e dell'isomerismo nucleare, e hanno aperto la strada alla datazione dello stronzio cosiddetto. Nel 1938 Hahn, Meitner e Strassmann scoprirono la fissione nucleare, per la quale Hahn ricevette nel 1944 il premio Nobel per la chimica. La fissione nucleare è stata la base per il reattore nucleare e le armi nucleari. Ora, fino a 2 mesi fa, se voi mi aveste chiesto chi aveva inventato la fissione nucleare, io vi avrei detto Fermi. È chiaro, tutti sappiamo che Fermi ha ottenuto il premio Nobel. Probabilmente l'hanno dato a loro, ma chi veramente ha scoperto questa cosa, mi dispiace dirlo, non è stato Fermi, ma è stato questo gruppo di tre ricercatori tedeschi.
Probabilmente33, sapete, no, un anno. Hitler in Germania, quindi tante volte le date sono curiose. Va bene? Allora, continuo a leggere, e questo l'ho trovato da Wikipedia. Anne, questo ricercatore, da febbraio a giugno del 33 andrò negli Stati Uniti e in Canada come professore invitato alla Cornell University. Rilasciò al Toronto Sun Weekly un lusinghiero ritratto di Adolf Hitler. Dice: "Non sono nazista, ma Hitler è la speranza, la potente speranza della gioventù tedesca. Almeno 20 milioni di persone lo venerano. Ha cominciato come un nessuno e vedi cosa è diventato in 10 anni? In ogni caso, per i giovani, per la nazione del futuro, Hitler è un eroe, un Führer, un santo. Nella sua vita quotidiana è quasi un santo, niente alcol, tabacco, carne, donne. In una parola, Hitler è inequivocabilmente un Cristo." Non è curioso questa cosa qui? Allora, una sintesi dell'intervento dice: "Con la moderna alchimia, attraverso la fissione dell'uranio, siamo potuti andare avanti potendo ottenere elementi che non ci sono in natura o solo in natura. La pietra filosofale che gli alchimisti hanno cercato con queste macchine, la pila atomica, con la quale possiamo..." Aspetta, scusate un attimo. "La pietra filosofale che gli alchimisti hanno cercato con queste con la pila atomica, con questa possiamo produrre su commissione qualunque elemento che si trovi o meno in natura, oro, argento, eccetera. Nel reattore possiamo fare molto altro e potremo ottenere enormi materiali per l'impiego nei campi dell'intera scienza, medicina, biologia, chimica e fisica." E qui ieri sera con Ubaldo ho fatto un commento e ho detto: "Ma chissà che non sia stata proprio per questa scoperta, questa ragione, che poi l'America è intervenuta nel conflitto?" Perché ricordate, l'America è intervenuta poi dopo nella seconda guerra mondiale. Inizialmente non, anzi, era tutta pro Germania. Allora, poi a un certo punto io mi sono chiesto: beh, forse molti non sanno, no, che cos'è la pietra filosofale. Quindi, da Wikipedia io vi leggo: "La pietra filosofale è una mitica sostanza alchemica in grado di trasformare metalli vili come il mercurio in oro o argento. È anche chiamato elisir di lunga vita, utile per il ringiovanimento e per raggiungere l'immortalità. È stato per molti secoli il traguardo più ambito dell'alchimia. La pietra filosofale era il simbolo centrale della terminologia mistica dell'alchimia, simboleggiando la perfezione al suo meglio, l'illuminazione e la beatitudine celeste. Gli sforzi per scoprire la pietra filosofale erano noti come magnum opus." Magnum opus in latino vuol dire grande opera. La grande opera è anche il lavoro che stanno facendo ora sul nuovo ordine mondiale. Lo chiamano anche la grande opera, presentata nella trilogia. Conclusione: cosa voleva comunicarci Otto Hahn? Che dalle centrali nucleari è possibile, mediante fissione, ricavare oro e argento? Con grande soddisfazione per gli alchimisti e maghi moderni, sembrerebbe proprio di sì. La tanto aspirata pietra filosofale è una realtà. Quindi l'oro non è solo in natura, ma può anche essere prodotto artificialmente. Ma questo gli esperti lo sanno? Direi proprio di no. Nessuno lo sa, o almeno sino ad ora nessuno aveva sollevato la questione. Gli addetti ovviamente si guardano bene di parlare di certe possibilità. Immaginate, come dice Otto Hahn, possiamo fare molto altro e potremo ottenere enormi materiali per l'impiego in campo dell'intera scienza, medicina, biologia, chimica, fisica, eccetera. Probabilmente si parla di un qualcosa di altamente rivoluzionario di cui, vedi, macchina di Majorana, non si deve assolutamente parlare.
l'articolo pubblicato nel 1925 sulla rivista Science. C'è qualcuno che ha domande? Trasmutazione che sembra essere tedesca di trasformare il mercurio sull'American Chemical Society. Si sente a tratti? Ti consiglio. Provo a uscire e rientro un attimo. Mi sentite meglio? Speriamo, via. Allora, dicevo, in un anno, affermano questi consigli, 10.000 volte tanto oro è stato prodotto dalla stessa quantità di mercurio attraverso gli esperimenti. L'oro è stato anche ottenuto, si diceva, presso la Siemens Work di Berlino, bombardando le superfici di mercurio con elettroni in vuoto estremamente elevato. Il lavoro di Mitte e Stamreich, si affermava, sta dissipando il dubbio che esisteva tra eminenti chimici tedeschi, tra cui Haber, famoso a livello internazionale per il suo sviluppo di un fattore sintetico importante nei piani di guerra tedeschi. I tentativi di ricavare l'oro dal mercurio negli Stati Uniti con gli stessi metodi sono falliti. Il messaggio dell'American Chemical Society dal suo interlocutore di Koch afferma, un altro ricercatore, afferma che lo scetticismo che era stato alimentato privatamente verso gli esperimenti del professor Mitte e Steinreich sulla formazione del mercurio in oro diminuì quando gli investigatori riferirono alla German Chemical Society i risultati dei loro ulteriori esperimenti, perché voi sapete che un esperimento, per essere poi riconosciuto e pubblicato, deve essere ripetibile. Il professor Laber, che in precedenza nutriva maggiori dubbi sull'esattezza degli esperimenti, si congratulò con il professor Mitte, raccontando che nel suo giro del mondo avesse visto nel laboratorio del professor Nagaoka a Tokyo l'apparato con cui quest'ultimo, in seguito ma indipendentemente da Mitte, aveva ugualmente ottenuto l'oro dal mercurio e che lui stesso avrebbe potuto confermare i risultati ripetendo l'esperimento. Quindi abbiamo un doppio controllo. Se le scariche elettriche vengono fatte passare tra gli elettrodi di mercurio in un dielettrico, cioè paraffina, l'oro si trova solo nel mercurio atomizzato nel percorso della scintilla. Perdonatemi, questo discorso non è molto chiaro, ma tanto è tecnico, lasciamo fare. Da un chilogrammo di mercurio si ottengono 0,1 grammi di oro. O 100 mg d'oro. Fino a poco tempo prima la ratio ottenuta da Mitte era 100 milioni di mercurio, 0, grammi di oro. Così in circa un anno è stato raggiunto il successo nell'aumentare di 10.000 volte il rendimento dell'oro nella stessa quantità di mercurio, con la stessa quantità di mercurio. Allo stesso modo, nel laboratorio della Siemens Work di Berlino sono riusciti a ottenere l'oro dopo aver bombardato superfici di mercurio con elettroni in altissimo al vuoto. È da sottolineare che tutti i metodi finora applicati consentono un recupero praticamente completo del mercurio, in modo che la stessa quantità possa essere utilizzata ripetutamente. Avete capito? Cioè si ottiene soltanto una piccola parte d'oro, però tutto il mercurio può essere riutilizzato. Teoricamente ciò è comprensibile anche supponendo che solo un isotopo di mercurio di peso atomico 198 sia soggetto a trasformazione, poiché la quantità di questo isotopo supera di gran lunga la quantità di oro finora ottenuta. La sostanza simile all'argento che spesso appare con l'oro si forma quasi esclusivamente
dal mercurio. Il professor Nagaoka ha anche ottenuto insieme a loro una seconda sostanza che ha descritto simile al platino. Questo è tutto l'articolo completo, eh? Non ho saltato praticamente niente. Adesso praticamente l'intervento su questa cosa finisce qua. Uno se vuole può andare a leggersi magari l'articolo sicuramente pubblicato del ricercatore tedesco, scusate, del ricercatore giapponese, abbastanza famoso. Ho trovato anche un altro articolo che qui non vi presento, che conferma una cosa simile. Quindi qui abbiamo delle evidenze, direi quasi indiscutibili. Ora, se all'epoca le percentuali erano quelle lì, quindi parliamo degli anni 25 e poi del 1925, e poi c'è stato l'intervento di Otto Hahn che dice conferma questa cosa nel 53, le percentuali, cioè la quantità di oro estratta dal mercurio sarebbe stata sicuramente superiore, sarà sicuramente superiore. Immaginatevi, dal 53 ad oggi sono passati 70 anni, non voglio dire che la ratio sia 1 a 1, ma è sicuramente molto simile. E poi tanto non c'è nessun spreco, perché anche qualora fosse 2 a 1, la quantità di mercurio che rimane e si può sempre riutilizzare. Ecco. In sintesi, quindi che cosa faccio fare un commento veloce, no? Dal punto di vista pratico, che cosa comporterebbe questa cosa? Quella... relazione al rapporto disponibilità, no? Disponibilità dell'oro, prezzo, no? Perché dice che l'oro adesso costa molto estrarlo e assolutamente, però diciamo che si dice così e quindi il prezzo dovrebbe essere anche in relazione a questa cosa. Ovviamente il fatto che si possa invece creare artificialmente fa saltare completamente, no? Tutta questa cosa qui. Poi avrebbero queste centrali nucleari, spesso e volentieri, non lo sappiamo, no? Questa cosa che, siccome bene o male sono controllate dai governi, sono pagate da noi. Poi magari viene data l'appalto a un'azienda privata nella gestione, però una centrale nucleare, anche per un fatto di sicurezza, non è detenuta da una società privata, è detenuta comunque controllata dai governi, no? In cui sono collocate. E quindi loro ci vendono questa energia che ce la fanno pagare con un sacco di soldi da una parte e tra virgolette di nascosto si vendono loro, io non so in quale maniera venderà, faccio solo speculazione, quindi bisogna sempre usare il condizionale. Però il fatto stesso che si possa creare. Voi lo sapete, l'uomo è greedy, si dice in Inghilterra, in inglese e in americano, no? Cioè è avido. Non è, io non posso credere che di fronte a una situazione di questo tipo tutti si astengano e nessuno provi a fare questa operazione per cui dal mercurio si ottiene oro, comunque anche dallo stronzo si può ottenere oro, eccetera, già più tutti vicini alla tavola. Quindi l'operazione è anche molto semplice. Che ci permette il trasferimento di uno o più elettroni sottovuoto, è evidente, no? È logico, questo sono problemi. Quindi si possono ottenere anche altri metalli, eh? Cioè è come se fosse un giochino che si chiama, si cambia l'elettrone, si cambia il metallo, quindi questi si possono produrre tutto quello che vogliono. Mi fermo qui per il momento, lascio la parola a Walter. Walter, sei seduto, vero? Non è che sei svenuto, non hai avuto nessun collasso. No, no, no. Bravo, bravo. Ecco, allora fatti pure prendi pure il tuo tempo, fai i tuoi commenti, se vuoi, prego. Allora, la notizia, buongiorno a tutti di nuovo. La notizia che hai dato mi ha effettivamente un tantino preoccupato, ma devo dire la verità, non più di tanto, nel senso che con una scoperta di questo tipo
effettivamente, al di là di una valutazione dei costi di produzione rispetto a quelli di estrazione, c'è proprio un discorso legato invece a uno dei cardini che ho sempre conosciuto rispetto all'oro, cioè che non è producibile, riproducibile. Ed è questo che lo rende un metallo così prezioso. Con questa teoria fisico-chimica, ovviamente cambiano molto i presupposti. Al di là del fatto, ripeto, se sia una cosa economicamente valida costruire, creare oro in laboratorio piuttosto che estrarlo. Ma detto questo, oramai dobbiamo essere pronti comunque sia a scenari nuovi perché negli ultimi anni situazioni che non avremmo neanche immaginato, anche se le avevamo già viste nei film. E come tu hai detto più volte, i film sono quella simpatica rappresentazione anticipata di quello che ci aspetta a volte. Quindi soltanto nei film credevamo possibili certi scenari e invece li abbiamo vissuti direttamente in prima persona, per cui l'impossibile probabilmente non esiste. Detto questo, rimango dell'idea che perlomeno nel secolo in corso non vedremo passaggi diversi rispetto all'oro fisico che conosciamo, perché non ne vedo i presupposti, non ne vedo la velocità. E da questo punto di vista mi ritengo comunque tranquillo nel continuare la mia attività con Ovesta e quindi rimanere fedele all'oro, che è una fedeltà relativamente facile visto che viene da millenni. E quindi, insomma, le tue informazioni sono come sempre interessantissime e soprattutto ricavate da studio e non da fake news che possono girare sulla rete o sui canali di informazione, per cui è comunque interessante assolutamente. Non sono preoccupato. Bene, Walter, benissimo. Allora, c'è qualcuno che ha domande? Su. Fate pure tutte le domande che volete, non... anche cose diverse, ora non occorre che non occorre che faccia la domanda, se volete una domanda diversa non ci sono problemi, eh. Assolutamente. No, io non ho una domanda, io ho solo una curiosità perché quando traducevo appunto che si fanno infinite scoperte anche in campo medico, quello mi ha incuriosito, ecco. Eh sì, perché è evidente che in pratica è come avere la tecnologia che ti permette la creazione di materia. Perché poter spostare, ora non sono un fisico, magari dico una cosa un po' così, alla buona. Un elettrone da uno stato a un altro significa poter creare cose. Poi magari la tecnologia adesso permette di spostare 10, 15, 20, 1000 elettroni da uno stato ad un altro. E quindi questo avrebbe sicuramente un'applicazione inimmaginabile, secondo me, anche dal punto di vista della salute. Però purtroppo la salute è gestita oggi da dei soggetti che non sono lì, ma della salute proprio non gli interessa niente. Cioè, sono lì È per... proprio per questo che ciò mi incuriosisce, ma anche preoccupa. Esatto, purtroppo è così. Quindi,
Allora, se non avete domande, io spero di non appesantire troppo ora la puntata perché vi ho già detto questa cosa. Però io avrei preparato per oggi anche un articolo di Jeremy, no, scusate, un articolo di Matthew Pippenburg, che è un attore che ho seguito qualche volta, un ragazzo abbastanza in gamba, e che dice delle cose sulla situazione economica, sull'oro, eccetera. Magari ecco, questo mi riservo di leggerlo la prossima volta perché poi richiede degli approfondimenti proprio di carattere completamente diverso. Allora, io vi dico allora delle cosettine così, in maniera molto generica, relative all'oro, relative a anche altre cose. Allora, un amico mi ha scritto ieri dicendo: guarda, mi è arrivato. Ho ordinato a Uvesta quanti grammi sono? Mi sembra addirittura 100 grammi, sì, 100 grammi di oro zecchino e mi è arrivato, con mia grande sorpresa, insomma, mi è arrivato dell'oro dall'Airaus e lui me l'ha scritto in maniera piuttosto, diciamo, polemica questa cosa qui. E ho spiegato dicendo: per forza hai ricevuto l'oro dall'Airaus, perché Augusta si appoggia all'Airaus, che è forse la raffineria più famosa al mondo, e lavora con lei, perché è chiaro che Augusta è un banco metalli, in un certo senso, non è una raffineria. Ecco, questo purtroppo denota che molte persone mi seguono, ma ci seguono in maniera molto, un po' così superficiale. Lui è rimasto male, ma quello che conta, gli ho detto, quello che conta è il prezzo, perché te, se vai a vedere anche su Google, no? Insomma, dove vendono l'oro, lo trovi la stessa quantità, però la paghi molto di più. Quindi a un certo punto devi anche considerare il prezzo. Il prezzo è sicuramente più conveniente se lo compri da Ovest. Quindi tenete presente che i lingottini che poi eventualmente potete ordinare, non so, Walter, correggimi se sbaglio, non sono di Aovesta, ma sono della Raos, giusto? Corretto, anche perché Aovesta è un commerciante di metalli preziosi che per aumentare al massimo il livello di qualità e di sicurezza si è appoggiato a raffinerie che sono riconosciute a livello mondiale, che sono nel circuito Good Delivery come la Harehouse. Vabbè, benissimo, benissimo. Allora, poi un'altra cosa che ricordo, come spesso e volentieri sono persone che mi chiamano, mi dicono: ma guarda, c'è questa situazione così e così. Allora, storicamente parlando, sull'oro non si pagano interessi. Cioè, quelle aziende che vi dicono: compra oro da me, ti do il 3, 5, non so, 10% al mese, dovete tenere presente che non trattano oro. Sono come delle mezze truffe. È un'azienda seria che tratta oro, o te lo vende, e ora ricordo che abbiamo anche la possibilità di segnalarvi una raffineria a Valenza Po, che dove potete rivolgervi per comprare dell'oro sfuso, coloro che vogliono oro sfuso, oppure te lo vende e poi te lo stocca in un caveau, indipendentemente da dove sia. Va bene? Tutte le altre aziende, quelle aziende che sono lì e vi dicono: no, fai il contratto con noi, e poi sono dei contratti per cui ti vincolano il capitale, non lo puoi nemmeno rivendere l'oro, devi aspettare alla fine del mese. Ora, non vi voglio fare il nome pubblico di questa azienda, ce n'è sicuramente una, però in privato, se mi chiamate, io vi spiego tutto in maniera un pochino più precisa, perché come sapete, io non amo parlare male degli altri, perché poi ognuno fa quello che vuole, però vi devo dire queste cose. Ecco. E quindi, come al solito, la persona dice: no, ma questa azienda mi ha dato il 5% al mese, loro non, se io investo in Ovest, ognuno è libero di fare quello che vuole, sta di fatto che sull'oro non si pagano interessi. Poi, se vi va bene essere fregati, o perlomeno fare una cosa che non si dovrebbe fare,
ci sono tante persone, no, che investono soldi negli huge funds. Gli huge funds ti rendono anche il 30%, poi quando c'è un minimo di crisi perdi tutto e va bene lo stesso. Cioè, il rischio è gli interessi sono sempre commisurati al rischio. È un pochino lo stesso discorso che succede quando si paga bene un manager. Perché si paga bene un manager? Beh, si paga bene, l'azienda lo paga bene per due ragioni principali. La prima è che ha le qualità, no? L'esperienza per fare quello che deve fare. E la seconda perché si presume che siccome deve prendere delle decisioni, rischia. E quindi lui deve essere pagato anche per il rischio che si prende, giustamente. No? Ecco, se non ci fosse rischio, non ci sarebbero stipendi, magari come succede in America, centinaia, anche $200,000, $500,000, no? Ecco. Quindi state attenti a tutti coloro che vi chiedono i soldi per comprare oro e che ve li vincolano, anche perché ho scoperto che arrivate alla fine dell'anno i soldi li potete riprendere, ma con una penale, mi hanno detto, anche del 20%. Quindi in realtà è come se fosse una mezza truffa. Questo con Ovesta non succede, a parte che Ovesta è configurata come un fondo fiduciario e quindi già è tutto un discorso completamente diverso. L'ho affrontato tante volte questo aspetto, l'ho spiegato credo in maniera esauriente nell'allegato 1 e 2, gli allegati sono a disposizione, chi li vuole. Il prezzo dell'oro è ancora piuttosto contenuto per diverse ragioni, ma nel momento in cui scoppia la terza guerra mondiale o c'è una completa crisi economica, naturalmente l'oro ricomincerà la sua solita corsa. Poi un'altra cosa, io in passato, che mi piace, dico le cose, mi piace poi, dico delle cose, le prometto tra virgolette, poi dopo non me le posso scordare. Io nel dicembre dello scorso anno avrei promesso una sorta di tavola comparativa con le altre aziende. E di altre aziende, ovviamente, che Banco Metalli che vendono oro. Poi vi avevo anche detto che io avrei avuto il desiderio di farmi affiancare da un'altra azienda oltre a Ovesta, perché naturalmente se no sembra che io lavori con Ovesta e voglia lavorare con Ovesta e basta, abbia interessi per lavorare con Ovesta, percepisca magari uno stipendio. Walter, percepisco stipendio da Ovesta? Mi senti? Sì. Chiedo scusa. No, assolutamente no. Nessuno stipendio. Te, ovviamente. Io metto fattura, che non dico che equivalga allo stipendio, ma metto fattura. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che io mi sono fatto, quando facevo questa ricerca per mettere insieme, no, questi competitori, con Ovesta, poi preparare questa tavola comparativa, ho approfittato, siccome devi aprire, devi fare il login, no? Ti devi iscrivere con loro per ottenere tutte le informazioni. L'ho fatto su tre o quattro siti. Allora, intanto vi devo dire, dal punto di vista provvisionale, scusate, io non sono una persona molto legata ai soldi, però siccome do valore al mio tempo, io non posso rappresentare un'azienda che mi prende in giro e mi dà una miseria, prima di tutto. Quindi c'è una tale differenza fra Ovesta, le provvisioni di Ovesta e le altre aziende, che le ho dovute scartare quasi tutto, senza considerare la mediocre, se non voglio dire pessima, qualità del servizio. Addirittura un'azienda, l'ho contattata, un'azienda di una signora che è intervenuta in un video dicendo: noi siamo già in Tanzania, noi facciamo charity, aiutiamo le persone locali. Insomma, queste cose, quando uno le fa e non le dice nemmeno, perché tanto è inutile stare di queste cose. Questa azienda addirittura, così generosa con i tanzaniani, non mi ha nemmeno risposto. Immaginate che tipologia di azienda che è. Non esiste. In America scrivi a chiunque, ti rispondono sempre, ma anche in Europa.
In Italia abbiamo questa cosa per cui contatti le persone, editori, qualsiasi cosa, contatti, poi magari non ti rispondono nemmeno. Va bene. Quindi, per arrivare al dunque, questa tavola io, se volete, ve la presento, ma non c'è paragone con quello che vi ottiene, vi offre Augusta. Bisogna distinguere. Voi volete comprare oro. La prima cosa che vi distingue i due casi, no? Il caso in cui volete comprare oro fisico, e in questo caso noi abbiamo la soluzione, che vi mettiamo in contatto con la Z Metalli di Valenza Po, vi do anche il nome, potete chiamarlo in qualsiasi momento, meglio se mi chiamate prima me, così poi magari si fa una selezione per benino di quello che volete, e quando mandate l'ordine avete già le idee chiare su quello che volete, solo per questo, perché se no le potete contattare e non ci sono problemi, bene? Oppure volete comprarlo e lasciarle in un cavò, non ci sono altre possibilità. Lo comprate, ve lo mettete a casa, ve lo seppellite sottoterra nel giardino, no? Come qualcuno dice, e sono affari vostri, perché io non voglio essere più responsabile di anch'io le mie idee su come magari nascondere l'oro, però io sinceramente è una cosa che non farei mai. Che un discorso è mettersi in casa, come per esempio presento nel report, 5-10 mila euro. E va bene, quelle ti le può nascondere. Un discorso è mettersi 50 mila euro. Mi dispiace, io in casa, ma neanche nel giardino, non dormirei la notte. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Per di più c'è un altro problema, che se si compra oro sfuso e poi c'è un'emergenza e si deve scappare, io parlo anche a persone che lavorano sul piano B, sul piano C, che hanno un piede qui, un piede di là, giustamente. E siamo poi legati all'oro, l'oro è un macello, portare via anche un chilo d'oro, portare via 2 chili d'oro, 3 chili d'oro, c'è questa situazione che complicherebbe portarsi dietro dell'oro. Ora, se l'oro è blisterato, vi dico una cosa di cui non ho mai parlato e che ho scoperto, perché c'è sempre cose da imparare. Se l'oro è blisterato e magari lo tenete in un cavò o lo tenete in casa, e a un certo punto non siete più sicuri di tenerlo magari in casa e non conoscete un cavò dove vi potete veramente fidare, ci chiamate e noi vi possiamo aprire il conto con Augusta. Io questo qui non sapevo, questa cosa qui. Se l'oro è blisterato, se l'oro è sfuso, o comunque l'argento stesso è sfuso, allora in quel caso deve passare il test. Deve passare il test, ci sarà un minimo di costo, cioè un minimo di costo che dipende da tante cose, però comunque può essere trasferito in Augusta. E per trasferirlo in Augusta non significa materialmente prenderlo e mandarlo in Germania, che magari ha anche un certo costo. Siccome Augusta si appoggia anche a dei cavò in Svizzera, allora dall'Italia si manda in Svizzera, e anche più vicino basta mettersi d'accordo con Augusta, e a quel punto si mette sotto trust e non ce n'è più per nessuno, e rimarrà lì un anno, 5 anni, 10 anni, fino a che non si muore. A quel punto l'oro seguirà la procedura normale secondo le leggi e andrà agli eredi. Ecco, vedete quante cose ci sono sempre che vanno poi sapute per poter gestire la cosa a 360 gradi. Quindi coloro invece che scelgono di mettere in un cavò, e quindi qui abbiamo, no, nella nostra carta tutte quelle aziende che ti vendono oro e poi ti dicono te lo tengo io. Allora, prima di tutto, con l'eccezione, posso fare il nome perché ne sono certo, dell'Ital Preziosi, che si appoggia in Svizzera, in cavò in Svizzera. Non vi fidate di aziende che vi vendono l'oro e poi lo tengono in Italia. Questo assolutamente no. Come ho detto in passato, c'è una licenza, un'autorizzazione diversa, e ci sono state tante truffe in passato. Purtroppo noi per certi aspetti siamo imbattibili, però per altri siamo un completo disastro. L'Italia, dal punto di vista burocratico, è un paese, e per queste cose, è un paese molto meno affidabile della Tanzania, che è in Africa. E ve lo dico per esperienza mia diretta.
Quindi stiamo molto attenti a dove si stocca l'oro. Lo stoccaggio deve sicuramente avvenire fuori dall'Italia, però anche se avviene in Svizzera, state attenti alla tipologia dell'azienda alla quale affidate l'oro. Vi ho detto prima il discorso degli interessi. State attenti perché ci sono aziende che magari saranno serissime, io non lo discuto, però lavorano con il multilivello. Aovesta non è un multilivello, contrariamente a quello che pensa Morisan. Gliel'ho spiegato, ma non l'ha voluta intendere, perché non c'è un kit che te devi comprare e non ci sono, non c'è tutta l'organizzazione del multilivello. È soltanto un lavoro di produzione e basta. C'è un'azienda abbastanza famosa che lavora con il multilivello, quindi state attenti perché nell'oro non esistono queste cose. La compra e vendita dell'oro è molto semplice. L'oro si compra, si nasconde da qualche parte, o si compra e si mette in un deposito. Va bene? Quindi ci sono queste due possibilità. Magari un giorno vi farò uno schemino, ma a Ovesta è talmente competitiva, e questo è l'arrivo appunto, che io vi presento una carta, no? E vi presento un elenco in cui poi io dico do le 5 stelle a Ovesta in tutto, e te mi dici: no, Massimo, non è possibile che tu, questo è un trucco. No, e non è un trucco, è quello che risulta a me. È per quello che sono un po' combattuto fra mettervela insieme o meno. Perché quando si vanno a vedere gli standard, i parametri di qualità, a Ovesta è a 8, per non dire 9, e gli altri sono a 6, 7. Perché? Perché non ho la certezza, no, non si sa dove stoccano l'oro. Cioè non si sa se quest'oro finisce in un fondo fiduciario o finisce in un caveau di chissà quale azienda, che può fallire in qualsiasi momento. Avete visto quello che è successo alla Swiss Bank? Chi l'avrebbe detto che la Swiss Bank andava fuori business? Un anno fa, 6 mesi fa, non avrebbe detto nessuno, è impossibile, pure è successo. L'oro è stato confiscato nel 1929, dopo la crisi del 29 da Roosevelt, ma pensate, in Russia è successa la stessa cosa, in Germania è successa la stessa cosa, in Italia è successa la stessa cosa, ma pensate che la situazione economica, sociale, finanziaria di oggi sia molto diversa rispetto a quella del 29? Quindi questa eventualità può ancora succedere. Se ce l'avete a casa, dovete sicuramente darlo. Se perché c'è la fattura che l'avete comprato, non potete fare andare in prigione. Dovete sicuramente consegnare tutto l'oro o l'argento, quello che avete. Se avete fatto l'operazione in Ovesta, nessuno può entrare in Ovesta, nell'Interpol, nell'FBI, nessuno. Perché poi dove tengono l'oro loro? Immaginatevi. Quindi, come dico spesso, con una Vesta noi si entra nel salotto buono utilizzando la porta di servizio. Mi fermo qui per il momento. Avete domande? Siamo quasi a un'ora, eh? Sono sempre tante cose, vedete, da. Max, ci sei? Max, mi senti? Sì, ci sono, ciao Massimo, ciao a Scusami, tutti. hai sentito, no, quello che dicevo? Sì. Ecco, siccome ero concentrato in quello che dicevo, non ho visto Sì, che scusa. eri in Sì, attesa. no, no. Ho Perdonami. sentito. Ecco, vabbè. Allora, avete domande? Ho detto tante cose, eh? Magari qualsiasi dubbio, c'è anche Walter. Walter lo conoscete tutti, la metodologia che io ve lo suggerisco è quella solita di leggere il report che trovate gratuitamente sul sito menteaperta.net, storia dell'oro, poi magari di sentirvi più possibile i miei interventi, ormai gli interventi sia sull'oro che sul piano B sono circa 25-30, sono tanti. Perché è molto importante anche per coloro che vengono qua che ascoltino, no, gli interventi che io ho fatto, perché io vi ho detto tutto quello che so, sia sull'oro che sul piano B. Più anche voi,
collaborate e meno problemi ci sono poi. Io noto che le persone che poi vengono qua, quelle che non mi seguono, che non seguono i miei interventi, naturalmente fanno molta più fatica, no? Perché è chiaro, è logico, non sono preparate. Ora io non sto a dire niente, però da sicuramente dal prossimo anno, ma probabilmente anche da settembre. Ora non c'entra molto questa cosa, però ve la dico, poi la ripeterò anche mercoledì. Io non prenderò nessuno che non mi segue. O uno mi segue e vedo allora che insomma ci tiene, partecipa, eccetera, ma non voglio portare persone che vengono qua senza conoscermi, che io, immaginate, uno viene qua senza conoscermi, cioè farti tutto da capo, c'è cioè da rispiegare tutto da zero. No, è una cosa che sinceramente non vale nemmeno la pena fare. Non è una cosa professionale, scusate. Ritorniamo a quello che si diceva. Leggete il report, mi chiedete le integrazioni 1 e 2 che sono a completamento del report scritto, oppure poi mi chiamate, rifacciamo il punto della situazione per benino. Quando abbiamo rimosso tutti i blocchi, tutte quelle cose che creano preoccupazione, vi do il numero del dottor Manca, se non ce l'avete, lo sentite. Aprite il conto, andate in banca, diretti, bonifico e siamo a posto. Ecco, questa è un'operazione di diversificazione che è altamente suggerita in questo periodo, soprattutto per coloro che hanno da poco venduto una proprietà. Cosa fa? Tenete tutti i soldi in banca. Le banche avranno grossi problemi, già oggi ce l'avranno, non si sa la piega che prenderà il cambio dai soldi fiat al digitale. Ci sarà anche un momento in cui magari chiudono, non avete più accesso, l'accesso sarà limitato, scoppia la guerra, si va verso la legge militare, marziale, quella che sia, magari ci sono difficoltà a uscire, bloccano i conti correnti perché poi la gente non è scema, no? A un certo punto comincerà a scappare da qualche parte. Quindi si porta dietro il malloppo, ti diranno no, più di 5.000 euro al mese non ti puoi portare. E che si fa? Se avete i soldi in oro investiti in Ovestra non avete nessun tipo di problemi e in 448 mi telefonate, mettete su un aereo, potete arrivare qua in 3 giorni, vi faccio avere la residenza. E quando siete qua, attenti, o in un altro paese, io preferisco la Tanzania per le ragioni che sapete, ma anche in un altro paese, con i vostri soldi, fuori dall'Europa, e non in America, ovviamente. Ma quando siete fuori dall'Europa, con i vostri soldi, nella vostra banca o in Auvesta, nessuno vi può toccare. E fate la magia di materializzare il patrimonio vostro, perché finché rimanete in Italia, avete due spade di Damocle. Due capò, no, capò non è la parola giusta. Insomma, dovete rendere conto, i vostri soldi sono della Banca Centrale Europea perché c'è il copyright. Voi avete il diritto di usarli perché li avete guadagnati, si presume legalmente, nessuno vi può dire niente sotto questo punto di vista, ma non sono vostri. Li possono richiamare o chiudere il conto a qualsiasi momento. Secondo lo Stato italiano, perché noi quando si nasce si nasce e si diventa a 18 anni un asset dell'Italian Republic of, quotata alla SEC di Londra, scritto tutto nella trilogia. Quindi soltanto nel momento in cui alzate i tacchi e prendete tutto quello che vi appartiene e vi spostate, per esempio, in Africa, in quel momento voi fate la magia. Fate la stessa magia che le banche centrali utilizzano quando stampano i soldi. Quindi diventate dei maghi senza saperlo. Però queste cose, mi dispiace, ve le dice solo il dottor Max e non ve lo dice nessun esperto finanziario. Come mai? Non ve le dicono per due ragioni. La prima è che non le sanno. Perché se uno studia Jordan Maxwell ed altri autori, non finiscono sempre per dirvi le solite cose, l'inflazione, tutte puttanate così. E la seconda perché forse non hanno neanche le palle per dirvelo. Ci sono domande?
Walter, prenditi 2 o 3 minuti, ci sono un paio di persone che si sono collegate nuove, per spiegare come, diciamo, i prodotti di Ovesta, come Royal Class e come gli altri prodotti, no, che abbiamo, Smart, eccetera, eccetera. Prego. Grazie Max. Probabilmente non ci sono domande perché sono rimasti scioccati dalle cose che hai detto. No, però effettivamente non posso dire che non siano condivisibili le preoccupazioni e i pensieri che hai fatto tu. Ovviamente la speranza sarebbe quella di vedere un mondo migliore, ma soprattutto per i nostri figli e i nostri nipoti, che sono probabilmente molto spesso l'unico limite al poterci effettivamente liberare delle nostre proprietà qua in Italia e andare altrove, perché credo che sia un sentimento diffuso quello di voler andare altrove. Detto questo, vi faccio una veloce carrellata di quello che è il servizio globale che Ovesta propone, e lo propone già dal 2009 come commerciante di metalli preziosi con sede in Germania, vicino a Monaco di Baviera, ha immaginato di rendere accessibile a chiunque il deposito in oro fisico, e per fare questo ha migliorato nel tempo il livello qualitativo fino ad arrivare al top assoluto, perché non esiste un'altra azienda che si avvalga di partner sia dal punto di vista delle raffinerie, come abbiamo detto prima, la warehouse, che dal punto di vista dello stoccaggio, quindi del deposito di massima sicurezza, che sono la Brinks, la numero uno al mondo, per cui ha migliorato questo servizio nel tempo. Ma dicevo, accessibile a tutti perché? Perché ha pensato a dei piani di risparmio a seconda degli obiettivi e delle possibilità delle persone, che si chiamano Smart Business Premium. Sono i 3 livelli dei piani di risparmio, che hanno caratteristiche diverse per l'obiettivo finale che il risparmiatore si pone, e partono da un acquisto minimo di 25 € nella Smart, 50 € nella Business e 100 € nella Premium, quindi assolutamente alla portata di chiunque. Visto che gli obiettivi sono orientativamente 10.000, 20.000 e 30.000 euro di questi 3 depositi di Ovesta, i prezzi sono anche differenti, cioè Ovesta applica uno sconto rispetto al prezzo medio di mercato che varia dai 3 euro per la Smart ai 6 euro per la Premium. C'è poi una tariffa chiamata una Tantum, che è la Royal Class, che è riservata a coloro che hanno già una certa somma disponibile. La Royal Class è una tariffa che parte da 50.000 euro. C'è da dire che Ovesta accetta anche importi inferiori come versamento iniziale, poi possono seguire anche degli altri. Comunque accetta anche importi inferiori proprio perché la continuità delle 3 tariffe, 10.000, 20.000 e 30.000, venga anche garantita. Cioè, se uno ha già i 30.000, è accettato che acceda subito alla Royal Class. Queste tariffe comportano che cosa? L'accesso a un back office online, quindi il servizio di Ovesta è pensato come un conto corrente online che, anziché avere euro come sottostante, ha grammatura di metalli preziosi. E viste proprio le cifre degli acquisti che vengono fatti, che a seconda delle tariffe, che partono quindi da 25 euro, si parla di frazioni di grammi, e arriva ai 4 decimali il conteggio degli acquisti che riesce a fare a Ovesta. Ha un sistema veramente collaudato e precisissimo, per cui si accumulano grammi nel proprio deposito e il cliente poi ha la scelta. Quello che diceva prima Max, se io mi prendo un lingotto da 100 grammi che vale 6.000 euro e ho bisogno di 1.000 euro, non posso tagliarne un pezzo, devo trovare da vendere tutto il lingotto e devo trovare da venderlo a chi me lo paga
adeguatamente in maniera corretta e quindi non ho più oro dopo. Invece con Orvesta c'è questa possibilità che è veramente semplice, cioè online si entra nel proprio deposito, si dà l'ordine di vendere 500 euro. Viene calcolato a seconda del prezzo del giorno il controvalore in grammi e quello viene venduto e nel giro di massimo 24 ore ci sono i soldi sul proprio conto corrente. Quindi i vari aspetti legati all'acquisto, possesso, gestione, vendita dell'oro, Ovesta li ha risolti tutti nel suo deposito. In più si fa l'accumulo, ma se uno volesse avere a casa qualche lingotto dei grammi che ha accumulato, può fare tranquillamente l'ordine di consegna, scegliendo la pezzatura che preferisce e gli viene spedito con una spedizione, un corriere ovviamente assicurato al 100% e a seconda del luogo di consegna, a seconda della quantità che viene trasferita, ci saranno dei costi che vengono comunque evidenziati nel momento in cui si vuole dare l'ordine. Se invece si ha la possibilità per qualche motivo di passare da Holzkirchen, che è 25 km a sud di Monaco di Baviera, magari di passaggio per gli sportivi per andare a vedere una partita di Champions a Monaco o per i goderecci per andare all'Oktoberfest, si può prenotare il lingotto e si passa e lo si prende direttamente. Questa è una delle possibilità che esistono. Comunque, per dire che con Ovesta la soluzione la si trova sempre e questa è una cosa che ho verificato. Io conosco Ovesta dal 2013 fino al 2010, lavoravo in banca e grazie alla conoscenza della lingua tedesca ho avuto la possibilità fin dall'inizio di conoscere i vertici aziendali, prima il direttore commerciale, poi presidente del consiglio di amministrazione e quindi il rapporto è diventato sempre più stretto e di collaborazione, tanto che dal 2018 sono ufficialmente, ecco perché sono diciamo a busta paga ma con fattura di Aovesta, perché sono incaricato dell'assistenza a tutti i clienti in Italia di Aovesta. Quindi io ne ho verificato la serietà che non è scontata. In Italia siamo abituati a pensare che in Germania siano tutti precisi e perfetti. Così assolutamente non è una regola matematica, però Aovesta conferma questa regola perché effettivamente è un'azienda che è venuta sempre incontro a qualsiasi necessità da parte dei clienti e quindi mi sono trovato bene anche a fare l'assistenza perché non esiste un caso che non sia stato risolto e quindi mi fa piacere continuare questa collaborazione. Ecco, se ci sono domande in particolare, ci sono. Ecco, se non ci sono domande, mi volevo ricollegare un attimo, un minuto a quello che hai appena detto, no? Riguardo al servizio clienti. Insomma, questa specie di ricerca di mercato che ho fatto, questo è stato uno dei punti più dolenti, perché non c'è possibilità di parlare direttamente con nessuno, devi soltanto scrivere o attraverso l'email o attraverso la chat, che spesso e volentieri non funziona nemmeno, o comunque ti dà delle risposte strambe. Ogni tanto parli con un incaricato e poi ti dice: no, allora per questa cosa devi parlare con un altro incaricato, cioè non c'è una persona lì che ti gestisce la cosa dalla A alla Z, a seconda di quello che dell'area, di quello che vuoi comprare, eccetera, parli con l'uno, parli con quell'altro, una grande confusione. E questo naturalmente non è nemmeno secondo me, per carità di Dio, poi ognuno, come abbiamo impostato la cosa noi, è una cosa che non esiste. No? Io sono sempre a disposizione, la consulenza è gratuita, Walter è sempre a disposizione,
il suo tempo è praticamente anche lui è sempre, cioè non si può, e poi parliamo direttamente, abbiamo un contatto diretto, possiamo fare una videoconferenza, qualsiasi cosa, cioè è un servizio che non si può neanche paragonare un servizio all'altro, ma il servizio costa, eh. Il servizio, capisci una cosa, noi siamo tante, io me ne accorgo tante volte dalle persone che chiamano, no? Mi chiamano e mi tengono a parlare, tante volte a parlare, per noi in Italia si parla, ma il tempo costa. Cioè non è che io una chiacchierata sono sempre disponibile a parlare con tutti, ma 5 minuti, poi dopo bisogna anche concludere, bisogna arrivare al punto, non è che si può parlare di tutte le storie, cioè, poi ti parlano di tutte le cose possibili, immaginabili. No, non è così che si deve lavorare, bisogna lavorare in maniera un attimino più professionale, perché il tempo è denaro. Ecco, e cioè abbiamo noi questa mentalità un pochino, i latini sono un pochino tutti così, va bene? Comunque, anche, dicevo, sotto questo punto di vista, il servizio è sicuramente un servizio, non dico di eccellenza, ma sicuramente molto buono per quello che mi riguarda, almeno per la disponibilità che diamo. Va bene? Allora, vediamo un po' se non ci sono altre domande. Abbiamo già fatto quasi un'ora e un quarto oggi, abbiamo detto tante cose. Vediamo un pochino. Ecco, allora. Non voglio spendere troppo tempo, anche perché rischio di appesantire troppo le cose. Allora, chi vuole maggiori informazioni su quello che dirò adesso può vedere l'intervento che poi caricherò, che ho fatto ieri sera con Ubaldo Croce, nel quale spiego per bene tutte le cosettine. Però c'è stata ufficialmente la dichiarazione del direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che hanno messo insieme un programma con la comunità europea, per cui ufficialmente dallo scorso mese, fino allo scorso mese, il passaporto digitale cosiddetto universale è una realtà. Diventerà operativo, sembra a novembre, sono un pochino indietro col programma. Ora, chi non ha un QR generato attraverso un certificato vaccinale sul Covid non potrà fare in pochi mesi assolutamente nulla. Io sono 3 anni che vi dico queste cose. Non potrà fare assolutamente nulla, non potrà probabilmente nemmeno entrare in banca, no? Perché vi ricordate quando c'è stato il lockdown, una situazione simile, sicuramente non potrà aprire un conto corrente, cioè servirà un QR valido per qualsiasi cosa facciate. Io in questo momento posso risolvere questo problema, ovviamente ne parlo soltanto direttamente e attraverso Telegram, che c'è la chat segreta, diciamo così, di sicurezza, però non so se questa soluzione sarà disponibile ancora per molto tempo, perché cosa succede in due parole? Nel momento in cui gli stati firmeranno questo contratto, questo accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, diciamo, tutto passa all'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè i vari ministeri della salute italiani, francesi, tedeschi, cioè tutto il mondo, saranno come scatole vuote, cioè tutti si dovranno rimettere a quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità decide. Se l'Organizzazione Mondiale della Sanità decide che 6 vaccini o 7 vaccini sono quelli solo e soltanto quelli validi, sono quelli e quelli lì validi. Se decide che servono i richiami, solo quelli lì sono validi, ma i richiami, ricordatevi che siccome tra poco ci sarà un'altra pandemia e tireranno fuori un altro vaccino, la cosa importante è che abbiate generato un QR avendo fatto la prima vaccinazione, non tanto i richiami, ma la prima vaccinazione, che è quella che vi mette al sicuro perché vi genera il QR, è assolutamente necessaria. Poi dopo creeranno altri allarmi, altre pandemie, altre situazioni, poi sarà necessario avere anche le altre. Però facciamo un passettino alla volta. Intanto mettiamoci al sicuro con questa cosa qui e poi dopo si vedrà quello che succede in futuro. Quindi, di nuovo, per uno che vuole, coloro che vogliono un'informazione più precisa, magari mi possono anche chiamare, naturalmente, mi possono contattare, però do ulteriori informazioni soltanto direttamente.
Allora, a questo punto, c'è nessuno che ha domande? Sì, Massimo, posso? Prego, certo, Massimo. Ascolta, volevo chiederti, che garanzia abbiamo che i paesi africani in generale, in particolar modo la Tanzania, non si adeguino poi alle direttive dell'OMS? Allora, garanzia nessuna. No, garanzia nessuna. Tutti si dovranno adeguare, però la differenza sostanziale è che questi paesi qui in generale, un po' tutti in Africa, non hanno le infrastrutture e le risorse per portare avanti questa cosa. Anche la stessa elite, secondo me, vede l'Africa ad un livello inferiore, cioè non è che gli interessi tanto portare il nuovo ordine mondiale. Così come lo sta portando avanti soprattutto in Europa, ma anche in America, nel resto del mondo. Quindi, cioè, arriveranno anche qua. Ci sono già, io non voglio adesso spaventare nessuno. Loro ci sono già qua, però sono consapevoli del fatto che l'Africa in questo momento non è la priorità. E siccome saranno anche, sembra che siano anche un po' tonti, ma non lo sono assolutamente. Per un fatto strategico, loro sanno che non possono aprire tanti fronti, no? Questo è un concetto militare, no? Quando si apre un fronte ad oriente, e bisogna aprire un fronte ad oriente, bisogna stare lì. Uno degli errori più grossi che si è trovato poi a gestire Hitler è che ha dovuto fare la guerra sui due fronti, no? Prima sul fronte dell'est e poi dopo sul fronte dell'ovest. È quello che l'ha mandato, cioè viceversa, scusate. È questo che poi ha mandato in crisi tutto il sistema. Quindi loro in questo momento, secondo me, si stanno, l'ho detto tante volte, si stanno concentrando sui paesi, diciamo così, industrializzati, dove ci sono anche soldi, perché cosa vengono a fare? Ma cosa credete che interessi a loro? Controllo di elementi e soldi. I patrimoni che abbiamo noi li abbiamo creati grazie ai soldi che ci hanno dati loro. Ma non sono mica nostri i soldi, loro si possono riprendere tutto quello che noi abbiamo creato lavorando, perché in realtà l'abbiamo fatto grazie ai soldi che ci hanno dato loro, sul quale hanno il copyright. Ora io capisco che questo ragionamento che faccio è un po', insomma, agli estremi, però purtroppo non fa una piega dal punto di vista giuridico. Sì, no, anche io sono d'accordo, volevo soltanto una tua opinione, ma sono d'accordo con quello che dici. Loro colpiscono prima la locomotiva del treno e poi pensano alle carrozze, diciamo. La locomotiva del treno sarebbe l'Europa occidentale e il Nord America. Esatto. Io personalmente sono molto curioso di capire quello che succederà in Russia ed anche in Cina. Sono dei punti interrogativi, non lo so. Se ci sarà la guerra con l'Europa, perché vedete, gli americani sono furbi, no? Cosa succede? Il dollaro è chiaramente in un momento di difficoltà e loro cosa fanno? Fanno la guerra in Europa. Fare la guerra in Europa significa distruggere l'euro e danneggiare il rublo, non c'è dubbio. E quindi loro si trovano soltanto a questo punto e si troveranno in una situazione esattamente come quella che si sono trovati dopo la Seconda Guerra Mondiale in particolare, avranno risolto tutti i problemi facendo la guerra non in America, ma in Europa. Chiamali scemi. Scemi siamo noi, sono loro. E quindi il dollaro automaticamente riprenderà. Ricordatevi che finché esiste la banca delle banche in Svizzera, a Basilea, la BIS, e finché esiste la Federal Reserve così come sono una botte di ferro. Studiate la simbologia e capirete tutto. Io, se non ci sono altre domande, mi fermerei qua oggi. Va bene, allora io vi do appuntamento per quello che riguarda il piano B e piano C, mercoledì alla stessa ora alle 19. E per parlare di ore e di altre cose, naturalmente sabato alla stessa ora. Ringrazio tutti e buon fine settimana. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Anche da parte mia, saluto, buon fine settimana.